Sì, è stata una partita molto difficile, molto equilibrata. Purtroppo davanti alla porta siamo stati meno cinici rispetto a loro. Comunque è stata molto equilibrata. Purtroppo abbiamo tenuto quasi fino alla fine, poi loro sono stati molto più bravi a concretizzare. Sì, noi comunque, nonostante la sconfitta di stasera, ci crediamo lo stesso. Purtroppo il girone di ritorno è stato abbastanza tragico dal punto di vista di infortuni e Covid, però noi lottiamo sempre fino alla fine. Speriamo che la nostra esperienza ci aiuti in questo finale di campionato. Sì, è stata una partita molto molto dura, molto combattuta, molto fisica. Difatti il primo tempo è finito su uno 0-0, se non ricordo male. Molto combattuta su ogni pallone, era una partita dove le due squadre avevano anche paura un po' a scoprirsi, perché comunque noi con una vittoria si arrivava a quarti, loro con una vittoria arrivavano comunque quarti o quinti, c'era un bel salto in classifica anche perché siamo tutti lì. E non bisognava sbagliarla e c'è stata una reazione positiva da parte di tutti. Sì, si prospetta un mese di marzo molto tosto con Canelso, Olimpia Restera, Dinamo C8, Athletic Dinamo, scusate, non me ne vogliono quelli alle Dinamo C8. Si prospetta un finale di campionato con i fuochi d'artificio, sarà molto molto tosta. Noi siamo qua, noi ci crediamo, ci proviamo e poi non guardiamo neanche più la classifica, sinceramente ai ragazzi ho detto di non guardarla. Di giocare come sappiamo giocare, tirar fuori quello che abbiamo da tirar fuori, se poi gli altri sono più forti si stringerà una mano. Però noi entriamo sempre col coltello tra i denti in campo, soprattutto con le prime in classifica perché ci piace.